Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalle clip precedenti, io ho appena finito di riempire l'armadio che ho comprato da Lidl. Ho aspettato un po' a farlo perché speravo in una mattinata un pochino più luminosa, però è sempre brutto e quindi nella camera non c'è tanta luce la mattina. Qui adesso sembra che ho tipo una lampada sparata in faccia, perché anche se ci sono le nuvole è molto chiaro, però non passa abbastanza luce dalla finestra che c'è in camera, quindi là è un pochino più buio. Però vabbè, almeno quella cosa l'abbiamo fatta. Ora, prima di fare il resto, ovvero devo continuare, cioè devo lavare i piatti della colazione e sistemare un pochino in casa, prima di lavorare, volevo farvi vedere le prime cose che ho comprato a tema autunnale. L'autunno e l'inverno. Ma in realtà a me piacciono tutte le stagioni, non saprei dirvi qual è la mia preferita, vi direi una bugia. Quindi comunque mi piace tanto comprare le cose per la casa a tema, quindi anche per l'autunno sto iniziando a comprare qualcosina. Ci sono altre cose che vorrei comprare, ad esempio c'è una tazza bellissima da Tiger che per ora non è disponibile, ve la metto qua per farvela vedere, e poi magari vorrei comprare anche qualcosina su Sinsay, però per il momento vi faccio vedere quello che ho trovato e comprato. Allora, da Tiger l'unica cosa che ho comprato per ora sono questi tovaglioli con le zucchette, che sembrano quelli che ho comprato con la stampa dei limoni, infatti poi li sostituirò e useremo questi per un pochino. Questi li ho pagati 2,50 e sono molto carini, eccoli qua, mi piacciono tantissimo. Poi da Action ho comprato questi brownie con sopra le zucchette, si chiamano Mr. Brownie. Questi non mi ricordo di preciso quanto li ho pagati, credo un paio di euro. E questi, vabbè, li useremo quando Halloween si avvicinerà. Poi invece tutto il resto l'ho comprato da Pepco. Ho comprato questi stampini per il ghiaccio. Allora, questi hanno la forma di zucca e li ho pagati 2 euro, eccoli qua. E poi invece ho comprato anche questi con i teschietti. Quando potremo usare il freezer, mi piacerebbe fare il ghiaccio sia con le varie forme, oppure il ghiaccio con dentro i glitter commestibili, oppure dentro i fiorellini, eccetera. Però vabbè, per ora inizio a comprare le formine, diciamo. Poi ho comprato una tazza. No, non è vero, ho comprato due tazze, però una la sto già usando. Allora, una è questa, che è una zucca bianca. Ho deciso di prenderla bianca anche se c'era arancione, perché un arancione ce l'ho dall'anno scorso, che ho comprato da Starbucks. E poi arancione mi piacerebbe comprarne un'altra che ha anche il coperchietto, quindi ho deciso di prenderla bianca. Questa l'ho pagata 1,30 euro, eccola qui. E poi ho comprato anche questa arancione con sopra tutte le zucche disegnate sopra, e anche questa credo di averla pagata 2 euro. Poi da Pepco ho comprato anche questa candela, l'ho pagata 5 euro, il vasetto è molto carino, quindi poi quando finirò la candela sicuramente la riutilizzerò, il coperchio è così semplice dorato e profuma tipo di pumpkin spice, ecco qua. E poi l'ultima cosa è questo contenitore a forma di zucca, ci metterò dentro, non lo so, tipo i biscotti credo, poi decideremo. Eccolo qua, e questo l'ho pagato 5 euro. E niente, queste per ora sono le cosine che ho comprato a tema autunnale, poi se troverò qualcos'altro vi aggiornerò. Allora, questa camicia me la sono dimenticata, la devo mettere nell'armadio, anche perché è l'unica cosa che ha una gruccia, le devo comprare per le altre cose. E intanto vi faccio vedere come, tra virgolette, ho organizzato l'armadio. Qua c'è un casino perché abbiamo portato gli ultimi mobili della cucina qui e per il momento li abbiamo appoggiati qua.
Non abbiamo ancora disposto la cucina come vogliamo, ma non troviamo i piedini. Non sappiamo dove li abbiamo lasciati. Qui in casa abbiamo provato a cercare ovunque, ma non li troviamo, quindi sospettiamo di averli lasciati nella casa dove abbiamo preso la cucina. Quindi settimana prossima, quando saremo lì, controlleremo. Allora, intanto, vabbè, qui ho messo la luce perché non si vede più niente. E nulla, allora, questo è l'armadio. Allora, in questi due scaffali ho messo le cose di Samu, le sue magliette e pantaloni, e negli ultimi due ho fatto lo stesso per me, le magliette e i pantaloni. Poi qui ho piegato i vestiti che poi appenderò una volta che avremo le grucce. E non sono tutti i nostri vestiti, ovviamente, ma per il momento qui abbiamo portato solo quelli che ci servivano leggeri. Adesso sta iniziando a fare più fresco, quindi la prossima volta porteremo dei vestiti più pesanti. Potuto vedere dalle clip prima, ho iniziato a dare la forma a questa siepe e a quest'altra, mentre ora lavorerò a questa. Io sfortunatamente al momento non ho un cavalletto, quindi qua non riesco ad appoggiare il telefono per fare la ripresa, però vi farò vedere come uscirà dopo. Questa è bella incasinata. È un cespuglio spettinato, ecco. Ed eccolo qua pettinato, non è completamente finito perché poi con l'attrezzo più piccolo dovrò fare tipo i bordi e poi qua in mezzo c'è un bambù che bisognerà tagliare da sotto, quindi a Samu non l'ho tagliato qua sopra, se no si fa fatica poi a trovarlo. E poi qua in mezzo c'è quest'altra pianta che non capiamo cosa sia, ma nasce da qua sotto, quindi boh, cercheremo di toglierla senza rovinare troppo il cespuglio. Poi qua continuano, ma ci sono questi tre bambù e finché Samu non me li toglie e non sistema tutta quella zona non riesco ad andare avanti. Tra l'altro non credo di avervelo mai fatto vedere, ma questa è la visuale che abbiamo quando ci sediamo sotto al portico e sotto al pergolato. Pergolato. E sembra di avere una televisione praticamente. È molto bello. Tra l'altro, come potete vedere, è ancora pieno di nuvole. Oggi non ha piovuto, però ieri ha fatto un po' di pioggia. Non tanta quanta ne ha fatta a Milano, perché ha fatto dei disastri, ho visto. Però la vista è bellissima. Adesso inizierò a mettere a posto quella aiuola. Vi faccio vedere l'insieme per farvi capire dove mi metterò a lavorare. Qua ci sono tutte delle piante di rose, che sono messe molto male, sia perché c'è l'erba sotto che gli ruba un po' di sole, sicuramente, e anche acqua, e poi perché hanno su
quegli insetti malefici. Non so se riuscite a vederlo. Cioè, su quella. Tra quei petali là. Adesso non mi ricordo come si chiama, è qualcosa tipo giapponica. Che stanno infestando un po' ovunque. Quindi dovremmo mettere delle trappole. Però al momento inizierò a togliere tutta questa erba che c'è sotto. In modo da sistemare il casino che c'è qua. Non credo di riuscire a finire tutto stasera, però iniziamo. Ho tolto il grosso. Qui, a differenza dell'altra aiuola, c'erano i pezzi di corteccia sotto, però ormai sono tutti rovinati, quindi bisognerà anche qui comprarne degli altri. Però vabbè, faccio vedere qualcosina qui. Qua c'è un bocciolo, no, più di un bocciolo di rose, ma questo qua sta per aprire. Poi ho trovato un sacco di lumache, qua ce ne sono due, poi ci sono. Ah, qua ce n'è una terza. Poi ci sono anche le chiocciole. Qua ce ne sono due, là ce n'è un'altra grossa. Poi queste qua sono tutte rovinate, un po' un peccato. Però cercheremo di recuperarle. Anche qui ho tolto il grosso, poi bisognerà fare meglio. E anche qui ho iniziato a togliere tutta l'erbaccia da qui e da qua. Ma mi sono accorta che qua c'è una pianta grassa che probabilmente si è creata da sola. Sarà caduto qualcosa da questo vaso probabilmente. E qua ci sono tre petali, diciamo, che sono caduti. Adesso proverò magari a metterli sulla terra. Vediamo se escono fuori. E nulla. Qua ad esempio in questa rosa ho bisogno dell'aiuto di Samo perché c'è l'erba tra i rami, ho bisogno che uno tiene la rosa e l'altro strappa, barra taglia l'erba in modo che poi riusciamo a liberare. E niente, però già un bel lavoretto l'abbiamo fatto. Adesso io sono rientrata perché devo andare a fare delle commissioni, ovvero fare la spesa, prelevare dei soldi e ritirare un pacco Amazon da un locker. Intanto Samu invece continua a cespugliare in giardino e ci stiamo dividendo un po' i compiti così. Io mi occupo più della spesa, della cena, eccetera, e lui magari del giardino rimane fuori un pochino più di tempo. Ecco. E nulla, ora vi porto un po' con me, anche se non sarà molto eccitante. Thank you.
tornata a casa e adesso facciamo un mini svuota la spesa con le cose che ho preso al supermercato. Allora, ho preso delle bustine per i cani, perché soprattutto Loki ha iniziato, e se non gli mescoli qualcosa insieme ai croccantini, ma anche pochino, solo poco, non li mangia. Poi ho preso questa insalata con il grano duro e le verdure, perché è comoda, si può tenere fuori dal frigo. Due cetrioli da mangiare con i pomodorini che avevo già comprato. Poi domani Samuele a pranzo è da solo, quindi gli ho preso, se vuole, questa monoporzione di sugo alla bolognese. Poi ho preso anche questo pesto rosso della Barilla, che a noi piace molto, e il ragù vegetale, perché io non mangio la carne, non mangio solo la carne, e questo piace anche a Samuele, quindi quando siamo insieme mangiamo questo qui. Poi ho preso una confezione di 6 kebab alle verdure, perché così ogni tanto sono veloci, sono comodi e ci piacciono. Poi ho preso una confezione di penne della Barilla, che erano scontate. Poi ho preso le gocciole Dark. Qua ci sono altre bustine per i cani. Poi ho preso questi sformatini di verdure grigliate che sono surgelati, ma li facciamo subito stasera, quindi non vanno male. Poi ho preso queste marmellate alle fragole, sono monoporzioni, almeno non le devo mettere in frigo, e questi gusti assortiti. E poi, come avete visto nelle clip prima, ho preso questi ravioli ricotta e spinaci che faremo stasera. Buongiorno! Ieri sera non sono riuscita a chiudere il vlog perché dopo che abbiamo mangiato mi sono messa a lavare i piatti, e poi era molto tardi e io e Samu ci siamo messi a guardare Full Metal Alchemist Brotherhood, che è un anime. E per noi è un rewatch, perché l'abbiamo già visto, però mi rendo conto che molte cose non me le ricordavo. Per noi è un anime un pochino speciale, perché è stato uno dei primi argomenti di conversazione quando io e Samu abbiamo iniziato ad uscire insieme. Per me è sempre un bel ricordo, perché mi ricordo perfettamente dove eravamo e quello che ci siamo detti. Quindi è un anime che per me ha un bel significato. E al di là, vabbè, della storia, che è molto bella, quindi, cioè, se non l'avete mai visto, ve lo consiglio. E nulla, per questo video è tutto, vi aspetto nel prossimo, che sarà un video sul punto croce. So che molte persone non sono appassionate al punto croce, probabilmente poche persone della mia generazione soprattutto. Però io continuerò a fare questi video perché è una delle mie più grandi passioni, e se anche riuscissi a far appassionare solo una persona, io sarei veramente contenta. Quindi se vi va, comunque guardateli quei video, perché a me fa molto piacere, e il punto croce è divertente e rilassante. Niente, quindi per questo video è tutto, spero di avervi tenuto compagnia. Se vi va, lasciatemi un commento e un mi piace, se no ci vediamo al prossimo video. Ciao!